Con Simon Pollini durante la pubblicità realizzavamo quanti sono i piloti, perché sta facendo fatica lui a riconoscervi tutti, per cui se ci guardate, ci seguite su internet, guarda, poi andiamo anche su YouTube, adesso abbiamo Jacopo Dani qua di Telenova che si è organizzato e bisogna che sia qualcuno bravo a farlo, io non sono capace, non ci capisco niente. No, lo facciamo, mette tutti i filmati su YouTube, che li passiamo, perché lo facciamo già noi, non ti facciamo far niente, poi te li diamo, comunque li trovano anche sul sito vostro. Sì, sì, perfetto. Per me i ragazzini sono lì, lo sono lì, io vedo mio figlio che oltre ad andare in giro con la vostra preparazione, quella forse un po' fin troppo esagerata, che non si dovrebbe. È che io vorrei dargli spazio a tutti questi piloti, perché tutti se lo meritano, sì, di avere uno spazio televisivo, un'immagine, perché c'è gente che arriva dalla Sicilia, da Reggio Calabria, per me è un'emozione incredibile tutte le volte che vado, perché sapere che fanno 1500 km è veramente tanto. È assolutamente una conferma della grande passione che c'è in questa Pollini, questa Pollini Italian Cup. Avete visto come sia un pochino distratto, secondo me, il numero 23, che è il leader, credo. Il numero 23, che questa qua è la categoria amatori. Se adesso non lo sai tu, io sono rovinato. Adesso cerchiamo il foglio, ne abbiamo. Eccoli, 23, marea. Matteo Carnici, giusto? Carinci. Ah, Carinci, scusa, ho visto male, sono distratto, volevo aiutarti, ho fatto un disastro. Si è distratto un attimino, ho visto il commissario, probabilmente che gli ha dato, credo, l'ultimo giro, comunque, un cartello, e ha preso una bella imbarcata in fondo al rettilineo, però nulla di grave, assolutamente niente, per cui la gara che prosegue. Piloti che arrivano da tutta Italia, piloti giovani, stiamo lentamente delineando il profilo dell'appassionato di queste gare, il profilo del pilota di queste gare. Vediamo in ogni manche grandissimi duelli, perché anche questo terzetto qua di scatenati, ecco, se non sbaglio quello bianco e arancio è uno dei piloti siciliani, Stefano Scribano, ma non vorrei dire una cavolata perché non ho visto il numero, spero. Ma di... guarda questo gruppetto qui che bello, guarda, 3, sì, 6, sì, agganciati uno all'altro con... Poi guarda, con diversi tipi di moto anche, c'è un Malaguti, Malaguti, poi? Un Gilera, ci sono tanti nuovi, abbiamo anche a correre il team ufficiale, semi-ufficiale, diciamo satellite della Beta, con uno scooter della Beta. Ah, bene, 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 bene. Sono arrivati quest'anno. Ecco, questo non si fa per strada, ragazzi, questo non si fa, questo si fa solo lì, quando si passa a bandiera scacchi e poi giù la ruota, giusto? Guardalo lì. Bellissimo, bellissimo. Un'altra gara assolutamente emozionante con Carnici, giusto? Che ha vinto. Carnici, che è il vincitore. Perché lo chiamo Carnici? Non lo so. E mi piace di più. Puoi diglielo se vuoi eventualmente cambiare il cognome. Diamo il cognome. Dai. Altra gara, altra griglia di partenza interessante, sono quelli 90? È il monomarca. Il monomarca? Se siete andati in fila come prima dovrebbe essere il monomarca. Ah, io sì, è vero, se l'ha fatto Maurizio Alba, perché lui ci ha messo mano, si è preoccupato di pulire tutte le immagini e inquadrature, perché insomma con 170 piloti in pista poi era complicato anche fare quel lavoro tu lì. Poi tu non è che visioni le immagini prima, no, partiamo subito. No, no, un po' tu arrivi così qua, a commentare. Chi è il 48 che si è fermato? Il 48. Che bella quella livrea lì, molto Marlboro, molto, molto McLaren degli anni... Guarda che bello. Se non sbaglio è Marco Lo Sappio. Se non è lui, vedi, se te la vedi, lui con, te la vedi tu con lui poi, eh? Comunque complimenti per la livrea, anche il casco in linea. Veramente bello, una scivolata con rottura di tuta, ci sta, ci sta, ci sta. Qui ecco, c'è, qua vedete, lavano dell'olio in pista. Esatto, per cui è facilissimo scivolare, perdere il controllo, anche se i commissari buttano filler, e anche se ignoro di che cosa sia fatto il filler, l'ho visto sabato a Vallelunga, i nostri tecnici del Lotus ha dovuto sistemare un inconveniente, il Ceste e gli altri amici sono intervenuti con il filler nel box, è una cosa pazzesca, lo assorbe in un modo, tu hai mai visto come lavora il filler? Bestiale, no, lo assorbe, io non so di cosa sia fatto. E poi pronti via, lo tiri su, lo rimetti dentro nel baslottino lì e lo riutilizzi. Incredibile. Sarà una roba super inquinante. Non posso immaginare. No, no, sicuramente qua, sì. Giro. Sì, con chi è il leader? Il leader deve essere Angelo Fontana, numero 14. Sì. Chi, con chi se l'è vista? In, secondo classificato. Guarda lì. Stefano Serventi, terzo Davide Ziarelli. Super aggressivi in questa fase, però super corretti, avete visto che non hanno usato nulla di più di quello che è consentito. Hai parlato dei modelli, già l'altra volta mi avevi detto che lo Zip mi sembra è uno dei modelli più gettonati per questo trofeo, per le doti di leggerezza, maneggevolezza, soprattutto il modello vecchio, quello vecchio, ma mi hai detto vecchio, per un discorso di raffreddamento di telaio, no, telaio okay, che è molto più maneggevole.
Va bene, qui ancora pit bike, ripartiamo dalla categoria quella più piccolina, giusto? Sì. Anche questa con ruote da 10 o più piccole? Mi sembra ruote più da piccoline. 10. Questa è ruote da 10. Queste qua sono tutte molto bolline e montano ruote da 10. Ma qui ci sono anche degli adulti che corrono, fammi capire. No, no, anche, soprattutto adulti. Soprattutto adulti. Ecco, ma perché il 14enne non mi predilige questa categoria? C'è un avete una percentuale per capire chi preferisce lo scooter tra i ragazzini, parlo? Lo scooter perché forse è la moto che utilizzano tutti i giorni. Sì, per cui... Sì, allora rimane il fascino un po' più diverso. E invece l'adulto che mi sceglie questa moto qua mi fa pensare, cioè mi piacerebbe perché, capire perché. No, perché corri con sempre delle forti emozioni che ti può trasmettere una gara, ma con dei costi relativamente bassi. Certo, per cui il fatto della dimensione della moto è tutto relativo, cioè alla fine loro si divertono come se guidassero una Suzuki 1000, giusto? Il concetto è quello. E poi andare forte, come è in tutte le categorie, andare forte poi è difficile. Tu sai benissimo che se tutte le moto vanno quasi alla stessa velocità o hanno le stesse prestazioni, la differenza la fai in curva, ma il bello... ti puoi divertire anche fare una bagarra andando a 80 km orari. Certo, cioè, certo, è tutto relativo alle condizioni di gara in cui ti trovi, nel senso che se tutti vanno a quella velocità lì viene fuori il più bravo, giustamente come dici te, nelle percorrenze in curva dove fai delle differenze pazzesche. Poi il peso sicuramente un pochino la giocherà, no? A favore di quelli più leggeri, sì, se va sul manzo. Anche in questa categoria, cosa che non abbiamo ancora fatto, stiamo pensando di mettere un peso lì. Come fai però a equipararle? Cioè dove la metti? Cosa fai? Zavorri le moto? Zavorrando le moto, poi ognuno deciderà dove metterla, perché... Ma come fai? Dove la metti? Negli scooter la mettono sul... dentro nel telaio, sul piantone sotto dove appoggiano i piedi di solito, che almeno tengono il baricentro basso. Ho capito. Altra bandiera a scacchi, altro gruppo di scatenati che arriva all'ultima curva, guardate come escono in scia. Io il direttore di gara, se fossi lui, due passi più in là li farei molto volentieri. Ancora scooter, ancora lì ingarellati, si buttano in avanti, perché non come quelli che girano qui a Milano che vanno tutti avanti, no, quando partono a Piazzale Cadorna. Qui se non ti butti avanti veramente si ribalta. Sì, perché questa è, come dicevo, la categoria 94 e hanno tanta potenza rispetto ai 70, questi hanno dagli 8 ai 10 cavalli in più e sono tanti in uno scooter. Sì, tu li hai mai visti davvero quelli che vanno in giro per Milano con la coperta, ma sono tutti avanti così, quando partono sembra che si debbano ribaltare, no? A tutti i semafori è una gara. Sì, è vero, mattino dalle 8 alle 9 è improponibile. Un'altra cosa da ricordare in questa gara è che c'erano anche due piloti stranieri che si sono potuti confrontare. Da dove? Uno dalla Spagna, Arnes si chiama, che ha corso con una Yamaha Jog, perché io vi ricordo che in Spagna non utilizzano gli Zip, ma utilizzano la Yamaha Jog, che in Italia non è in commercio. E poi un pilota cecoslovacco. Di il nome, se sei capace. Pavel Gelner. Ah beh, è facile, no? Pensavo fosse molto più complicato. Tipo Cermenizzi, tutte quelle robe lì strane. Ti ho fregato e me lo ricordavo. Senti, anche ma c'è qualcuno che va a comprarsi lo... No, non c'è nessuno che va in Spagna a comprarsi il Jog. No, c'è qualcuno che ha qua. Comprato lo scooter Jog in internet e l'ha trovato. Però la maggior parte dei piloti, anche noi l'abbiamo provato, pur avendo la stessa potenza di motore, però soprattutto per quelli più alti, sì, di statura, è più comodo utilizzare il piaggio Zip. Ho capito, per cui è compatto, però ha delle misure che permettono anche il... Mentre per le gambe questo spagnolo è veramente basso, lui abbassa totalmente le sospensioni, sembra un motorino che viaggia a raso terra. Magari riusciamo a vederlo, se tu lo riconosci. Sì, è il numero 99, ma non è in questa categoria. Ah, ok. No, perfetto, altrimenti eravamo lì col binocolo per cercare di riconoscerlo, ma non l'avremmo mai trovato. Guardate anche lì in quelle... Questa qua è una bellissima battaglia. Non si mollano, no, attaccati uno all'altro. Perché poi si creano i gruppetti, ci sono le sfide interne. Guarda anche questo terzetto qui... Se non sbaglio quello era Cristian Tebaldi. Come fai a riconoscerli? Non spieghi, spari dei nomi a caso. No, perché ha lo Zip verniciato tutto bene, di tutto punto, è il numero 5, sono dei ragazzi di Bergamo. Senti, non hai mai pensato, c'è la bandiera a scacchi, ma non hai pensato di istituire un premio allo scooter più... È vero che poi, vabbè, voi avete gli scooter con la vostra livrea ufficiale, però un premio per lo scooter più particolare o quello con la grafica più simpatica. Sì, facciamo un premio griglia di partenza, dai, poi glielo portiamo. Poi lo invitiamo?
E certo, va tu bene, fai così. Devi trovare tu chi il votare. Grafico? No, non il grafico. Come votarli? Sul sito, organizziamo sul sito o a Griglia di Partenza, facciamo votare loro la grafica. Loro devono mandare le foto. Subito però bisogna partire. Quando è la prossima gara? La prossima gara, lasciando perdere la tappa che faremo in Sicilia, che è un regionale, è una tappa unica, sarà quando c'è il Gran Premio di Barcellona a Ottoviano. A Ottoviano, proprio anche qui in zona. Allora fai una cosa, dai, facciamo già girare questa voce, vediamo di creare una mailing list, una nota a tutti i partecipanti, istituiamo questo premio Griglia di Partenza per la miglior grafica sugli scooter di qualsiasi categoria, cioè facciamo una roba che vale per tutti, ok? Lo scooter più bello sarà in studio, beh, chiaramente da noi, col pilota, il team, tutti, anche se vengono dalla Sicilia, meglio, dai, più divertente ancora. Va bene. Ci si scatena allora? Dove le facciamo mandare le foto? Le foto le possiamo mandare o dal vostro sito o al sito di Griglia di Partenza. Secondo me le devono mandare a Griglia di Partenza. La giuria allora facciamo siete noi. Voi. Va siete bene, voi giudicheremo noi. Va bene, dai, io e Casoli. Ti va bene Casoli, che è il più pirla dell'universo? Va bene, perfetto. Allora via, andata. Ve lo giuro che l'abbiamo organizzata in questo momento. Non ne sapevamo nulla. Lui ha detto che okay, va bene, facciamo. No, va non bene, si fa così bene, di solito. Dai, va bene. La giuria la fate voi, che almeno... Io e Casoli. Dai, ci mettiamo dentro anche uno serio, dai, perché altrimenti Casoli... Ma chi hai di serio? No, nessuno, per questo volevo vedere se eri preparato sui nostri ospiti. Non ce n'è uno di serio. Facciamo Casoli, poi un altro lo tiro dentro, dai. Gabbiani, che anche se non è un motociclista, cioè un ex pilota di auto... però ha un grande gusto però per la guarda grafica. Che tutto quello che diciamo quei ragazzi se lo legano noi guarda io glielo faccio legare anche da qualche altra parte se vogliono però non mi dimentico, no, lo facciamo. Devi fare subito un comunicato di dove spedire le foto. Va bene, griglia@tenova.it. Comunque stasera poi lo diciamo anche in diretta, ricordiamoci. Così si scatena la gara, chi fa lo scooter più bello. Ma quelli che c'ha la grafica Polini, per contratto c'ha la grafica Polini? No, nessuno per contratto, ma facciamo che i nostri piloti ufficiali, che sono tre, non possono partecipare a questa cosa. Ah, ok, va bene, gli altri invece sono liberi di farlo. Dai, mi sembra una roba carina. Allora, bene. I nostri piloti con le nostre moto, Matteo Tiraferri, Corsi Filippo e Giulia Vitali sono esclusi. Sì, va bene, così imparate, giusto? Sì. Devono soffrire, va bene. No, anche perché le moto gliele prepariamo esatto. Noi, loro non fanno nessuna esatto. Fatica. Esatto, per cui devono purgare questa cosa. Bandiera a scacchi ancora per la fine di questa gara delle pit bike, che abbiamo capito e scoperto da Simon che sono nati in America per fare evoluzioni, poi loro sono fermati a fare quello. E qui invece da noi ci sono delle gare di velocità, per cui capacità di... Sì, credo che abbiamo proprio lanciato noi questa moda di fare le corse in pista con la pit bike, perché tutti tentavano di farle nelle piste da cross, ma sai, in America come sempre ci sono le piste specializzate, mentre da noi non sempre più non complicato. Nascere. Ma non riuscite a fare, non fate gare all'estero anche, niente? Cioè una sorta di campionato ci europeo? Ci sono dei campionati, ma... diciamo esteri gestiti dai nostri team. Ho capito, perfetto. Questa qui è la griglia, quella pricca, sono 27 partenti, giusto? Quella degli amatori. Gli amatori sono tanti, agguerriti come pochi. Abbiamo rivisto il pilota che era prima caduto con la tuta rotta, mi sembra di aver rivisto la sua tuta e la sua livrea, magari mi sbaglio, però fai finta di niente, perdonamela. Chi è questo con lo scooter nero in fuga? Lo conosci? Dimmi il numero. Il numero, ti ringrazio. Dovremmo fare come in America nella NASCAR, sai quando viene fuori il numero grosso con la freccina, sai quella roba lì via satellite? Mi sembrava quello, no? Ma di qualcosa, di. Ma non posso, 170, non posso ricordarmeli tutti. Guarda qua, me l'hai detto prima tu? Sono 27 per l'esattezza. Non lo so, devo guardare, adesso guardiamo, se da vicino avremo un'inquadratura. Questo nero è doppiato o è davanti a tutti? Mi sa che è doppiato, sì, perché sì. Si sposta. E fa passare due. Oi, che bello quel passaggio lì all'interno, ma sfrutta la traiettoria. È andato più largo in inserimento, più stretto sul cordolo e è uscito davanti. Chi sono? Non sai chi sono, eh? Siamo nelle carte. Vedi, 44. No. Marco Fregoni. Secondo me. Era Marco Fregoni. Abbiamo sbagliato prima qualcosa? No. Cos'è che sbagliato? Sbagliato proprio categoria. Ah sì, eh? Quale? Prima o adesso? Questa. Questa è l'amatori, è giusto? Sì. Eh sì, la 44 è lui, Marco Fregoni, eccolo qua. L'ho visto. E se c'è anche nell'altro, c'è Carinci. 44. Beh, allora avremmo sbagliato. Guarda, ti dico chi è. No, porca miseria. Tu si può fare vedi, un fermo in mano. Abbiamo sbagliato, questi due sono i nostri piloti ufficiali. L'hai detto tu, amatori, io ti sono venuto dietro secco proprio.
Vabbè, ma se sbagli tu che sei il capo, io... È troppo difficile da seguire così senza organizzare niente. No, no, è vero, è vero. Sei un pasticcione. Sei. Sì, sì, io sono... A me piace fare del gran casino. Ecco, perché... questa qua è la seconda manche che è stata combattuta tra Matteo Tiraferri e Filippo Corsi. Per quello tu l'hai visto. Ma io il 44 l'ho visto davvero, era Antonio Righetti. Vedi che l'ho visto giusto il 44 però. E poi sta storia che i piloti usano gli stessi numeri. Non si può. Cioè, Righetti deve mettersi d'accordo con quell'altro, non può usarlo anche lui. Scherzo ovviamente, ragazzi, sì. Il taglio è questo, so che vi divertite di solito. Chi è che vince? Tiraferri? Tiraferri. Corsi sì. Gli è arrivato lì però, col fiatone sul manche, collo. Sì, mentre nella prima manche lui e Blando si sono ritirati, credo, per un guasto tecnico. Va bene, sai che siamo quasi arrivati in fondo. Allora, prossimo appuntamento è Ottobiano. In Sicilia andrete per un regionale. Abbiamo istituito questo premio per la miglior livrea degli scooter nei trofei Polini Italian Cup 2011. Il vincitore alla fine sarà in studio con noi, in diretta, premiato, tutto quello che vuole. Gli faremo anche baciare una delle nostre hostess. Va bene, ci sta? Penso che... Posso anch'io? Bacio. Baciare senza lui. Lingua, solo... Baciare no, no, lui, lui no. No, pensavo la hostess. Va bene? Va bene. Va Simon, bene. Grazie di essere stato qui con noi. Scusa del casino, ma qui come al solito grazie sai che noi voi. Siamo così. Ci vediamo presto. Ciao a tutti. Dopo Ottobiano. Ciao, grazie.